siccome anche noi che abbiamo lavorato siamo uomini e anche donne, abbiamo i nostri pregi ma abbiamo anche tantissimi difetti, lo sappiamo, ci affidiamo dei sistemi informatici per lavorare, ma anche quelli qualche volta ci fanno uno sgambetto. All'interno di questa brochure ci sono alcuni errori che sono stati corretti anche questa sera, non vogliatecene, ma pertanto che si li riguardi, si li controlli, qualcosa sfugge sempre. Quindi abbiate la pazienza, le premiazioni di quest'oggi sono state corrette con nomi, classifiche e quant'altro. Qui purtroppo ci sono alcuni errori che ce ne siamo accorti mai quando questo era in stampa. Facciamo la prova che chi ha lavorato, un lavoro dietro che ci sono stati. La cosa perfetta deve ancora nascere. E un ultimo appello, purtroppo l'anno scorso durante le premiazioni regionali noi abbiamo esposto due maglie di campionesse regionali, maglie di campione del mondo, campionati italiani. Ecco, chi le ha vinte, se le sono sudate, per cortesia, che non spariscano. Ma l'anno scorso chi le ha messe e gli è sparita la maglia, ci è rimasta malissimo. Come un atleta che io conosco da tanto tempo, ci è rimasta malissimo. Io ho messo il mio simbolo, quello che io ho sacrificato, quello che io ho gioito e mi è stato rubato. Non è, siamo sportivi e dobbiamo esserlo sempre. Grazie. Io sono uscito prima di me dalla cattedra perché avendo solo la terza superiore non mi sentivo a mio agio in cattedra universitaria. Bene, allora cominciamo con la prima premiazione. Sì, assieme al dottor Feluga che avrei sul palco anche Danilo Morettuzzo. Vieni Danilo. E devo premiare il cicloturismo. Prego. Per il cicloturismo, categoria donne, appartiene alla società Team Pontoni, Emilia Bordin. Prego. Ragazze, consegnate il... Intanto vediamo il successivo, appartiene alla società Don Bosco, categoria entro i 40, Fabrizio Peloso. Andiamo avanti con il gradista di sotto, categoria maschile 40-61 anni, Valdi Micheu. Maschi oltre 62 anni, Franco Pegolaro. È arrivato quest'oggi direttamente da Roma, secondo classificato del Gran Fondo Master 6 per il ciclismo Butrio, Luciano Livon. Ecco, riceve dal dottor Feluga la medaglia e l'attestato, è arrivato giusto oggi da Roma. Ora la società vincitrice del Comitato Regionale di Cicloturismo, il Team Pontoni. Bene, Emilia Bordin, tira. Per la società Team Pontoni, campione regionale di cicloturismo. Arriva la targa. Nel frattempo sul monitor, sul vengono proiettate immagini raccolte durante l'anno sui vari servizi curati nella trasmissione con i rotti di passione. Siamo? Bene, andiamo avanti con il riconoscimento per l'attività svolta a due società ben particolari, sono chiamati gli angeli delle due ruote, sono coloro che ci garantiscono la sicurezza durante le gare ciclistiche.
riconoscimento su strada categoria donne junior Beatrice Bardelloni. Madonna, è la Treotti campionessa regionale donne allievi su strada e velocità. Andiamo avanti. Campionessa Triveneto di ciclocross, prima classificata al trofeo Triveneto di ciclocross 2011, terza classificata ai campionati italiani su pista corsa punti, ciclocross velocità corsa punti, ciclocross categoria donne esordienti, appartiene all'associazione sportiva pugliese Nicole Bortoluzzi. Passiamo alle donne allieve, gara cronometro, inseguimento individuale e scratch su pista, Alice Orlandi. Passiamo ad un'altra campionessa regionale, per questa volta nel ciclocross in età marathon, per l'acido lattico triple, Paola Maniago. Non la vedo, andiamo avanti per l'SC Roveredo, campione regionale tandem femminile Daniela Floriduz con la guida Corinne Biagioni. Michele Pintangolo. Adesso ragazze, tutte quante un passo avanti vicine al tavolo che facciamo la foto di gruppo. Il gruppo la Miss, non ho presentato le Miss prima, abbiamo Arianna, Giulia e Martina. Grazie ragazze, potete accomodarvi. Ringraziamo anche l'assessore allo sport della provincia di Trieste che prima di lasciarci il nostro presidente vuole omaggiarla con il sorso del Comune di Venezia Giulia. Grazie al presidente allo sport Igor Donetsk, Marinella, non è che come lui rosa chiaramente ha le sue spine. Regionali, chiamo sul palco premiare Aldo Segale, presidente del Comitato Provinciale Federazione Ciclistica Italiana di Udine. Ci andiamo avanti con i premiati, appartiene alla Pugliese, categoria esordienti primo anno, campione regionale corsa punti, secondo classificato ai campionati italiani di ciclocross, Davide De Bellis. Appartiene alla società Sacilese, campione regionale strada, categoria esordienti secondo anno e velocità, Alex Borsoi. Categoria lievi, campione regionale sulla strada per le SC Fontana Preta, Ivo Daros. Sempre campione regionale strada categoria juniores per la SD Canema, Charlie Petelin. Appartiene al Cycling Team Friuli categoria under 23, campione regionale strada Paolo Morbiato. Categoria allievi Andrea Berardo. Ha fatto
fermare il cronometro più veloce di tutti, lo juniores del Canevas Stefano Spangaro. Questo di titoli, l'allievo del Cerecetto ne ha conquistati diversi, sull'americana, in seguimento individuale, in seguimento squadre, velocità squadre, Lorenzo Nigris. Un altro plurivittorioso appartiene sempre alla società Cerecetto Pratic Danieli, categoria allievi. Ha vinto l'americana, l'inseguimento a squadre, la velocità a squadre, la corsa a punti, scusate se poco, Matteo Fabbro. L'allievo delle pratiche del Cerecetto Danieli, Cristian Rosso. E terminiamo questo blocco con l'allievo vincitore della velocità individuale per l'SD Caneva, Nicola Dalbo. Nicola Dalbo. Eccolo di qua che arriva, presidente sta arrivando, fatelo passare, fategli un po' di spazio. Perfetto, grazie, potete accomodarvi. Grazie a noi quattro signore per le attenzioni. Andiamo avanti sempre con i campioni regionali, chiamo a premiare il presidente del comitato provinciale FCI, Francesco Seriani, Trieste. E chiamiamo l'atleta che appartiene alla team PMT Junior, chilometro da Fermo e velocità a squadre, Daniele Botosso. E la maglia delle Latterie Friulane. E più avanti, andiamo più vicino, non sotto qui al buio, vieni. La maglia? Sì, sì, la vincitrice. Appartiene alla società Vecchia Fontana, Arianna Ostenti. Grazie.
Marchetti, Cainero e Damonte. Bene, grazie ragazze, potete accomodarvi. Terza classificata appartiene alla Pugliese sempre, Valentina Stangaro. Quarta classificata appartiene alla Divisonzo Ciclistica Pieris, Jennifer Passeri. Quinta classificata sempre per Divisonzo Ciclistica Pieris, Katrin Altobelli. Sesta classificata, Teresa di Monselice, Anna Danieli. Tutte sotto vicino al tavolo, passo avanti. Benissimo, grazie ragazzi per accolare, ci ringraziamo anche il collano Foreanna. Vado a chiamare per il prossimo blocco Gino Mancino, campione del mondo. Per la società Fontana Fredda, Ivo La Rossa. Quarto classificato sempre per la società Fontana Fredda, Andrea Berardo. Quinto classificato con le colori della Carva, Manuele Bertonna. Regionale, signor Gemo Giuliano. Scusate, ma devo adempiere un impegno fatto col presidente Belluga e prima di consegnare questi premi, chiamati premi per talento, devo dire perché di questo. Non è tanto per i risultati, ma per l'impegno che hanno le società nella crescita di questi ragazzi che sono talenti. Questa è una legge unica che la nostra regione si vanta di avere dato al mondo sportivo. Inizialmente era una legge fatta solo per il talento sportivo della FIDE, cioè dell'atletica leggera, circa 18 anni fa. Successivamente, però, Bistetti, Corsoi Alex, Petrin Charlie, Gerardo Di Vitri, Davaria Federico e Diana Alessio. Società premiata per i talenti sportivi 2010 era SC La Pugliese per Maria Andreotti. Consigliere regionale Edoardo Gregori.
Natale Corrado Borean. Il tecnico nazionale di Juniores Rino De Catino. Il tenente dei vigili urbani di Trieste, Ona Fabio. Il presidente del comitato provinciale di Udine, Aldo Segale. Con la fine con il presidente del comitato FC provinciale di Trieste, Francesco Seriani. Signori, a tutti quanti benvenuti, le pretensioni spede della cerimonia attiva l'attività lunga, prima raccomandazione che vorrei che fosse ascoltata, è stata data una brochure all'ingresso con una scaletta di massima, cercate, voi sapete dove siete premiati, cercate di essere pronti in modo che velocizziamo le operazioni. Bene, a questo punto direi di iniziare subito con gli interventi. Andiamo. Siccome anche noi che abbiamo lavorato siamo uomini e anche donne, abbiamo i nostri pregi ma abbiamo anche tantissimi difetti, lo sappiamo, ci affidiamo dei sistemi informatici per lavorare, ma anche quelli qualche volta ci fanno lo sgambetto. All'interno di questa brochure ci sono alcuni errori che sono stati corretti anche questa sera, non vogliatecene, ma pertanto che si li riguardi, si li controlli, qualcosa sfugge sempre. Quindi abbiate la pazienza, le premiazioni di quest'oggi sono state corrette con nomi, classifiche e quant'altro. Qui purtroppo ci sono alcuni errori che ce ne siamo accorti mai quando questo era in stampa. Facciamo la prova che chi ha lavorato, un lavoro di essere. La cosa perfetta deve ancora nascere. E un ultimo appello, purtroppo l'anno scorso durante le premiazioni regionali noi qui abbiamo esposto due maglie di campionesse regionali, maglie del campione del mondo, campionati italiani. Ecco, chi le ha vinte, se le sono sudate, per cortesia, che non spariscano. Ma io voglio dire, l'anno scorso chi le ha messe e gli è sparita la maglia, ci è rimasta malissimo. Come un atleta che io conosco da tanto tempo, ci è rimasta malissimo. Io ho messo il mio simbolo, quello che io ho sacrificato, quello che io ho gioito e mi è stato rubato. Non è, siamo sportivi e dobbiamo esserlo sempre. Grazie. Io sono uscito prima di me dalla cattedra perché avendo solo la terza superiore non mi sentivo a mio agio in cattedra universitaria. Bene, allora cominciamo con la prima premiazione. Sì, assieme al dottor Feluga che avrei sul palco anche Danilo Morettuzzo. Vieni Danilo. E devo premiare il cicloturismo. Prego. Per il cicloturismo, categoria donne, appartiene alla società Team Pontoni, Emilia Bordin. Prego. Ragazze, consegnate il... Intanto vediamo il successivo, appartiene alla società Don Bosco, categoria entro i 40, Fabrizio Peloso. Andiamo avanti con il gradista di sotto, categoria maschile 40-61 anni, Valdi Micheu. Maschi oltre 62 anni, Franco Pegolaro. È arrivato quest'oggi direttamente da Roma, secondo classificato del Gran Fondo Master 6 per il ciclismo Butrio, Luciano Livon. Medaglia. Ecco, riceve dal dottor Feluga la medaglia e l'attestato, è arrivato giusto oggi da Roma.
cicloturismo, il team Pontoni. Bene, Emilio Bordin, tira. Per la società team Pontoni, campione regionale di cicloturismo. Arriva la targa. Nel frattempo sul monitor, vengono proiettate immagini raccolte durante l'anno sui vari servizi curati nella trasmissione Due Ruote di Passione. Siamo? Bene, andiamo avanti con il riconoscimento per l'attività svolta a due società ben particolari. Sono chiamati gli angeli delle due ruote, sono coloro che ci garantiscono la sicurezza durante le gare ciclistiche. Riconoscimento su strada categoria donne junior, Beatrice Bardelloni. Madonna, è la Treotti, campionessa regionale donne allievi su strada e di velocità. Andiamo avanti. Campionessa Triveneta di ciclocross, prima classificata al trofeo Triveneto di ciclocross 2011. Terza classificata ai campionati italiani su pista a corsa punti. Ciclocross velocità corsa punti, ciclocross categoria donne esordienti, appartiene all'associazione sportiva Buiese, Nicole Bortoluzzi. Passiamo alle donne allieve, gara cronometro, inseguimento individuale e scratch su pista, Alice Orlandi. Passiamo ad un'altra campionessa regionale, per questa volta nel ciclocross specialità marathon, per l'acido latte con tipa, Paola Maniago. Non la vedo, andiamo avanti per l'SC Roveredo, campione regionale tandem femminile Daniela Floriduz con la guida Corinne Biagioni. Intera Michele Pintangolo. Adesso ragazze, tutte quante un passo avanti vicine al tavolo che facciamo la foto di gruppo. Il gruppo la Miss, non ho presentato le Miss prima, abbiamo Arianna, Giulia e Martina. Grazie ragazze, potete accomodarvi. Ringraziamo anche l'assessore allo sport della provincia di Trieste che prima di lasciarci il nostro presidente vuole omaggiarla con il corso del Giulio Venezia Giulia. Grazie a tutti allo sport di Igor Zonec, Marinella, non è che come Miro sa chiaramente alle sue spine. Regionali, chiamo sul palco premiare Aldo Segale, presidente del Comitato Provinciale Federazione Ciclistica Italiana di Udine. Ci andiamo avanti con i premiati, appartiene alla Pugliese, categoria esordienti primo anno, campione regionale corsa a punti, secondo classificato ai campionati italiani di ciclocross, Davide De Bellis. Appartiene alla società Sacilese, campione regionale strada, categoria esordienti in secondo anno e velocità, Alex Borsoi. Okay.
Categoria Lievi, campione regionale sulla strada per le 650 alla fredda, Ivo Daros. Sempre campione regionale strada, categoria Juniores per la SD Caneva, Charlie Petelin. Il team Friuli, categoria Under 23, campione regionale strada, Paolo Morbiato. La partita della società Fontanafredda, cronometro individuale, categoria allievi, Andrea Berardo. Per fare il cronometro più veloce di tutti, lo juniores del Caneva, Stefano Spangaro. Questo di titoli, l'allievo del Cerezetto ne ha conquistati diversi, sull'americana, di seguimento individuale, in seguimento squadre, velocità squadre, Lorenzo Nigris. Categoria allievi, ha vinto l'americana, l'inseguimento a squadre, la velocità a squadre, la corsa a punti, scusate se poco, Matteo Fabbro. Cerezetto Pratic allievi, sempre categoria allievi, inseguimento a squadre, velocità a squadre, Davide Rosso. Velocità a squadre, l'allievo della pratica del Cerezetto Danieli, Cristian Rosso. E terminiamo questo blocco con l'allievo vincitore della velocità individuale per l'SD Caneva, Nicola Dalbo. Nicola Dalmo, eccolo di qua che arriva, presidente sta arrivando, fatelo passare, fategli un po' di spazio. Perfetto, grazie, potete accomodarvi. Passiamo alla prima consegna delle presentazioni. Andiamo avanti sempre con i campioni regionali, chiamo a premiare il presidente del comitato provinciale FCI, Francesco Seriani, Trieste. E chiamiamo l'atleta che appartiene alla team PMP Junior, chilometro da Perno e velocità a squadre, Daniele Botosso. E la maglia delle Latterie Friulane. E più avanti, andiamo più vicino, non sotto qui a lui, vieni. La maglia? Sì, sì, la vincitrice. Appartiene alla società Vecchia Fontana, Arianna Ostenti. Valentina Cainero.
della Damonte. Ragazzi, tutto è un passo avanti. Un attimo che vestiamo la maglia. Dai, i vincitori del master delle piste riceveranno la maglia, quindi salivano già alleggeriti sotto, che facciamo vestire direttamente dal direttore marketing Gasparotto. Eccola, tutti in centro, metti in centro di tutte, grazie. Fate spazio alla vincitrice. Podemos, Marchetti, Caimero e Damonte. Bene, grazie ragazze, potete accomodarvi. Andiamo avanti. Terza classificata appartiene alla Pugliese sempre, Valentina Spangaro. Quarta classificata appartiene alla Division Ciclistica Pieris, Jennifer Passeri. Sempre per il Team Isonzo Ciclistica Pieris, Katrin Altobelli. Sesta classificata per SD Monselice, Anna Danieli. Tutte sotto vicino al tavolo, passo avanti. Benissimo, grazie ragazzi per accomodarvi. Ringraziamo anche il collano Corean. Vado a chiamare per il prossimo blocco Gino Mancino, campione del mondo. Classificato per la società Fontana Fredda, Ivo Larosso. Signor Gemo Giuliano. Scusate, ma devo adempiere a un impegno fatto col presidente Belluga, e prima di consegnare questi premi, chiamati premi per talento, devo dire perché di questo. Non è tanto per i risultati, ma per l'impegno che hanno le società nella crescita di questi ragazzi che sono talenti. Questa è una legge unica che la nostra regione si vanta di avere dato al mondo sportivo. Inizialmente era una legge fatta solo per il talento sportivo della FIDE, cioè dell'atletica leggera, circa 18 anni fa. Successivamente, però, visto... Vedi, Corsoi Alex, Petri e Charlie, Gerardo Di Vitri, Davaria Federico e Diana Alessio. Società premiata per i talenti sportivi 2010 era SC La Pugliese per Maria Andrea. Per cortesia, vi
il saluto alle autorità intervenute, ad iniziare dal nostro presidente nazionale Rinaldo Di Rocco. Abbiamo il nostro presidente, il presidente provinciale del CONI di Trieste, Borni Stello. L'assessore allo sport del comune di Trieste, della provincia di Trieste, mi scusi, Igor Dolenc. Alla mia sinistra abbiamo il presidente del CONI regionale, Emilio Felluga. Abbiamo il suo braccio destro, il vicepresidente vicario Gemmo Giuliano, il nostro presidente regionale Bruno Battistella, ripassiamo alla parte destra, abbiamo due donne, Eliana Bastianelli, presidente provinciale Pordenone. Sempre più bionda e sempre più bella, Marinella Ambrosio, presidente del CIPR regionale.